Ottimo il responso dell'audizione svoltasi a Palazzo Madama a Roma presso la 13ª Commissione Permanente Territorio e voluta fortemente dal Comitato Difendi Licata Nopeus, fra cui la figura di Salvatore Licata, concernente i danni all'ambiente che comporterebbe la realizzazione del parco eolico offshore nel Golfo di Gela e Licata. Il dato più recente e positivo è quello della interrogazione che il Presidente nonché Senatore Marinello ha presentato praticamente ad una triade di ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico, quello del Territorio e Ambiente e quello dei Beni Culturali, legato al no alla realizzazione dei parchi eolici e in particolare del primo, quello della Mediterranea Wind Offshore. A me corre l'obbligo intanto di ringraziare la sensibilità dell'amico Angelo Bennici, che ha fatto sì che il Presidente Marinello ci mettesse il proprio interesse e il proprio impegno, perché a salvaguardia del nostro territorio non può essere consentita la realizzazione di quest'opera. Va detto comunque che stiamo seguendo un'altra strada che è quella legale, tanto è vero che il 3 settembre c'è stata un'udienza al TAR del Lazio. Stiamo aspettando che si faccia un'udienza di merito, ma personalmente prediligo e privilegio sempre la strada politica che sta seguendo, diciamo, il senatore Marinello, perché reputo che debba avere il primato la politica su queste cose, soprattutto quando si interessa di territori, e un territorio strategicamente importante che va da Gela fino a Sciacca non può essere deturpato, diciamo, con un'opera di questo genere. L'incontro richiesto dal Comitato è stato reso possibile grazie all'interessamento di Angelo Bennici e alla disponibilità del Presidente della Commissione, l'Onorevole Marinello. Intanto noi prima dell'interrogazione abbiamo svolto un'attività istruttoria. Nell'ambito dell'attività istruttoria abbiamo anche audito in rappresentanza dei comitati civici l'amico Tony Licata, quale ha rappresentato in maniera completa e esaustiva la questione per la sua interezza. È una questione ben nota alla Commissione Ambiente che presiedo, per un semplicissimo motivo: perché tentativi similari a quello di Licata di depredare o spoliare il territorio, territori sempre, ripeto, caratterizzati da grande fascino, grande bellezza e con grandi prospettive di sviluppo, ecco, tentativi di depredare sono in atto su diverse zone del territorio nazionale. Questo qui in atto a Licata è particolarmente odioso, non soltanto per la localizzazione, ma anche per la potenzialità della prima proposta progettuale, quella peraltro già approvata, ma anche delle altre due che potrebbero arrivare. Verrebbe fuori il più grande parco eolico offshore dell'intero Mediterraneo, in una zona assolutamente sensibile di importanza strategica per gli interessi economici del nostro territorio. E l'interrogazione è stata presentata a tre ministeri, perché sono i ministeri competenti per diverso motivo e per diverso ordine sull'intera questione, e tra l'altro l'interrogazione ho deciso di farla svolgere non nell'aula del Senato ma nell'aula della Commissione, perché lì avremo l'opportunità di interloquire con il Governo. È tutta evidenza che l'interrogazione rappresenta un ulteriore passo, ma a seguito delle risposte che ci saranno date valuteremo assieme ai colleghi non solo della 13ª Commissione ma anche interessando i nostri colleghi della Camera tutta una serie di iniziative parlamentari tese ad produrre degli effetti concreti che abbiano come fine ultimo l'interesse di Licata, della gente di Licata e più in generale gli interessi della nostra terra di Sicilia. Parlavamo poco fa di opportunità per l'economia di Licata. Ovviamente il parco eolico offshore non rappresenta comunque diciamo un alone positivo per il nostro territorio, anche perché per quanto riguarda la questione della marineria locale, già il 30% comunque dei proventi dell'economia licatese deriva appunto dall'attività peschereccia. In che maniera si potrà agire da locali, da licatesi in questo momento? Allora, io mi riferisco solo esclusivamente a un discorso di legge Zanonato o Saccomanni che risale alla coltivazione degli idrocarburi. Stando alla legge
tutte le realtà che vengono investite eventualmente in questo offshore dovrebbero trarre solamente guadagni e profitti. E profitti, stando alla legge, perché quando si parla di 30 miliardi di euro di investimenti nelle fattispecie, le realtà che saranno investite di queste tematiche avranno così. Ma con questo non è che io voglio dire che sono a favore, perché in ogni realtà si deve andare a visualizzare, a andare ad analizzare il tipo di economia che regge. Se è vero come è vero che ci sono 350 addetti nella marineria delicata, questi 350 addetti che poi con le varie famiglie, con un discorso di offshore, sicuramente avranno delle grossissime penalizzazioni. Questo si deve andare. Il Consiglio Comunale nella fattispecie nella prima fase si è espresso negativamente, ma con questo non è che significa che l'iter è incominciato e è finito, anzi è solamente incominciato, perché se è vero come è vero che dal momento in cui uno si va a trovare di fronte a una tematica che non ha potestà, cosa significa che non ha potestà? Che non ha, diciamo, poteri di veto assoluto, ha solo poteri di dire la sua e basta, che hanno poi i tempi che trovano le cose. Io mi auguro solo che questi tipi di innovazione, che sicuramente l'Italia non si può escludere di questo tipo di innovazione, le deve prendere atto e li deve, come si suol dire, avere la capacità di saperli gestire e di saperli calare nel territorio.